Allora, perché è un po' più datato nel mondo dello svapo? Sì, ci sono, ci sono. Perché è un po' più datato nel mondo dello svapo? Eccola qua. Eccola qua. Di sicuro chi la conosce, conosce il brand, sa di cosa stiamo parlando. Raga, questa è la Anonymous 2.0. È una box in collaborazione con RSS Mod. Quindi ormai abbiamo imparato a conoscerlo, questo brand, che è brand di un nostro carissimo amico, di Renato Molena, modder padovano, quindi total made in Veneto il design. In collaborazione con Vape Express, cioè del nostro carissimo amico Gennaro Di Santo, e prodotta niente poco di meno da Ambition Mod, dove lo troviamo scritto, eccolo qui, prodotta da Ambition Mod. Vediamo se si riesce a leggere. Allora, stasera la connessione mi sta proprio spaccando la minchia. Allora, andiamo ad aprire la nostra bella scatolina. Qui troviamo il nostro librettino, quindi libretto di istruzioni, manuale d'uso con tutte le specifiche tecniche, il design, le funzioni dello schermo e tutti i disclaimer che possono uscire sullo schermo. Quindi davvero abbiamo tutte le indicazioni e soprattutto sono scritte in italiano. Quindi non corriamo nessun rischio, abbiamo la parte sia italiana che ovviamente in inglese. Ok? Questa è la boxettina, adesso la faccio vedere tirata fuori. Scusate se in video si vede da culo, perché io qua ho ancora problemi, ma adesso ve la mostro. Allora, spostiamo la scatolina che è molto molto figa e andiamo a vedere la box. Allora, è sempre una side by side, quindi ormai abbiamo imparato a conoscere questo genere di modelli di sigarettine, però secondo me ha un design che è diverso dalle classiche che ormai siamo abituati a vedere. Il tuo è fighissimo, Luca, perché c'ha in engraving tutte le faccine di Viper Vendetta. Abbiamo il tasto laterale che anche qui richiama la forma della faccia della maschera e abbiamo i due tastini di selezione della potenza laterali. Lo schermo non ce l'abbiamo sul fondo, ma abbiamo l'engraving con il marchio CE, il seriale, perché ricordiamo che questa è una limitata a 500 pezzi e abbiamo ovviamente il nome della box che è Anonymous 2.0. Il design, abbiamo lo schermo, scusate, laterale, ok? Frontale pulita, liscia, e come design è davvero comoda in mano, perché abbiamo questa forma di 8 che aiuta il pollice ad incavarsi e abbiamo, vedete, ma sì e no, potrei dire Lorenz, sì e no, perché comunque questa funziona a 18650, invece l'altra side by side, quindi side by side, lo dice la parola stessa, Ale. Side by side, lato per lato. Allora andiamo a prendere una bella batteria, andiamo ad accendere la box e andiamo a montarci sopra il Pandora, così vediamo come ci sta. Quindi negativo sempre all'interno, ovviamente vedete che abbiamo il più all'interno. Quindi negativo dentro, ha una bella corsa il tappo batteria e soprattutto ha la parte superiore in rilievo, in modo che noi possiamo prenderla con le nostre belle ditine come ce le ho io e possiamo andarla a chiudere senza fatica. Ok? Eccola qui, quindi andiamo ad accendere. Adesso voglio vedere che abbiamo trovato quella. Ah, eccola qua. Allora, Anonymous 2.0 lo faccio rivedere. Che
all'accensione, quindi 5 clic si accende e viene fuori la scritta Anonymous 2.0, poi abbiamo la potenza. Si ferma a 60 watt. Il design dello schermo è tale quale un DNA, anche se è circuito proprietario RSS mod, quindi classico. Luca domanda su Brapa batterie, è facile da fare, ne vendete voi. Allora Luca, ti fermo un secondo, finisco di far vedere un attimo la box e poi ti rispondo alla domanda, che è davvero una stupidaggine. Nel senso che è una stupidaggine farlo. Allora, finiamo un attimo di vederla. Come abbiamo detto, abbiamo il vari watt, ma abbiamo anche il controllo temperatura, quindi possiamo andarla a settare come vogliamo, e anche il voltaggio, quindi possiamo usarla anche in modalità volta. Andiamo adesso a montarci sopra il Pandora, ovviamente la portiamo un po' più bassa di potenza, andiamo sui 14 watt, eccoli qua precisi. Andiamo ad installarci il Pandora e vediamo come ci sta sopra esteticamente. Com'è? Ci sta molto bene, soprattutto anche con l'aggiunta della prolunga. Eccola qui. Allora, intanto, secondo me, la roba bella che hanno fatto finalmente, ok, è avere spazio tra tubo e atomizzatore. Qui abbiamo un 22 mm, quindi fino a 25-26 noi possiamo installarceli proprio tranquillamente. Ok, quindi non abbiamo problemi di sorta. Se vogliamo metterci un bell'atom anche da polmoncino, perché no, o da flavor, mi viene in mente ad esempio il Mato RDTA, che a me piace un casino, che possiamo usarlo a 45-50 watt, quindi la box li supporta tranquillamente, e soprattutto ci sta perché è un 25 mm, ma ci sta. Okay. Allora, andiamo a fare una bella provettina di svapo. Eccoci qua, tasto laterale, quindi noi la andremo a impugnare con il pollice rivolto verso l'interno. Erogazione non ha nulla da invidiare a un DNA, quindi proprio erogazione bella pulita, tale e quale a quella che avevamo sulla box DNA che abbiamo visto prima. Bella, bella, davvero, davvero carina. Anche questo è anche un bel vampire, assolutamente, assolutamente, Laren. Questa comunque, siamo sul costo delle altre side by side che sono uscite negli ultimi tempi, forse un cicino in più, ma secondo me è li vale, perché ha comunque delle serigrafie o comunque un design che è decisamente un po' più particolare, soprattutto ha un tasto laterale che secondo me è comodissimo. Io le adoro le box con il tasto laterale. Questa è l'Anonymous 2.0. La faccio rivedere in tutto e per tutto con anche l'Atom sulla schermata. Eccolo. Ma è bellissimo. Poi anche qui i tastini sono incavati all'interno di questo profilo. Quindi se anche noi ce l'abbiamo in tasca, roba del genere, non rischieremo mai di andare a premere per sbaglio questi due tastini. Eccolo qui. Davvero, davvero bella. Allora, raga, spegniamo la seconda camera, che ormai di questa non ce ne facciamo più nulla. Eccoci qua, torniamo con la principale, adesso mi finisco la birretta, ci facciamo due chiacchiere se volete, e poi possiamo anche andarcene a letto per questa sera. E oggi sono distrutto, abbiamo smistato 1,5 milioni di pacchi. Allora, Luca, torno dalla tua domanda. Le wrap sulle batterie sono una stupidaggine da fare, sono davvero una cazzata, perché sostanzialmente il wrap cos'è? È una guaina termorestringente che va ad aderire, ad aggrapparsi alla batteria con un phon, quindi è davvero una stupidaggine. O con un bel Brunhilde, bravo Lorenz, anche col Brunhilde ci sta davvero bene.
In negozio ne abbiamo manetta, se passi in negozio quelle vapor bagar te le regaliamo senza problemi, perché abbiamo anche quelle nostre brandizzate con vapor bagar. Poi invece ci sono wrap anche in vendita, mi viene in mente una delle più famose, sono della OCB, che sono dei ragazzi spagnoli, mi sembra, o spagnoli o inglesi, non vorrei dire una puttanata, che loro fanno 1,5 milioni di wrap diversi con anche, scusate, con anche personaggi famosi o comunque con, come si chiama, con i personaggi di cartoni, con Rick e Morty, con Macello davvero, davvero figa. E quelli sono, diciamo, un po' i più famosi. Anche noi in negozio forse ne abbiamo ancora qualcuno, soprattutto da Conegliano, mi sembra. Quella volta mi sembra che Steve avesse fatto incetta di Wrap OCB. Addirittura loro avevano anche collaborato con Frankenschool, e tutte quelle che vedi marchiate Frankenschool o con i loghi Frankenschool erano fatte proprio da loro. Quindi per andarla a sostituire è davvero banale il fatto, perché te basta che vai, adesso faccio vedere con questa. Non ho qui una wrap di ricambio, ma ti faccio vedere come toglierla, che è la parte più semplice. Allora, questa qua te semplicemente vai a strappare il wrap originale, ok? Il passaggio importante è quello di non perdere l'isolatore che sta a contatto sul polo positivo. Perché quello lì, se lo perdi, sei abbastanza fottuto, perché non ne vendono di ricambio. Quindi o lo rubi alla batteria di qualche amico, o se no quella batteria la vai proprio a buttare. Allora, il wrap qua lo si va a buttare semplicemente. Ovviamente questa batteria adesso la nascondo, che sennò mia morosa la mette su e esplode. Esempio, su questa, sulle tesi, l'isolatore principale, quello superiore, è incollato, quindi non lo si può neanche perdere. Sulle Samsung, sulle Sony, invece, è un disco che è appoggiato, che fa il suo lavoro di isolatore, ma che se voi non ce lo rimettete su quando andate a wrappare il tutto, rischiate che la batteria vada in cortocircuito. Una volta tolto, ovviamente, si va ad inserire il wrap, si mette a una misura media tra i due poli. Poi io cosa faccio di solito? Io tengo con le due ditine il wrap lateralmente, e con il dito invece, con l'indice vado a tenere l'isolatore. Ok, parto dall'alto, gli do la scaldata, scusate, con il phon dall'alto, e poi vado verso il basso. Quindi la guaina va ad aderire perfetta su tutta la lunghezza senza creare bolle, e poi si va a chiudere alla fine sul basso, e quindi va a sfogare tutta l'aria e va a chiudersi perfettamente. È davvero una stupidaggine farlo. In caso, comunque, te lo facciamo anche noi senza nessun problema. Davvero. Allora, io mi finisco la mia birretta. Se volete farmi qualche altra domandina, non perdete l'occasione, perché sennò dovete aspettare fino a mercoledì o barra giovedì prossimo. Spero, come sempre, di non essere stato noioso e di avervi fatto vedere qualcosina di molto interessante. Secondo me vale la pena sia fare un pensierino a il Pandora MTL sia l'Anonymous, perché a parte che in accoppiata stanno benissimo, però sono due prodottini che sono davvero cheap, perché non vanno a spendere, cioè non si va a spendere chissà cosa, e comunque funziona davvero, davvero bene. No, è vero. Sono d'accordo con te che il Brunilde, anzi, va davvero bene. Infatti, abbiamo fatto fatalità allo stock una settimana fa, e quindi ne abbiamo almeno 5 per negozio. Quindi, Luca, la Borderline comunque è top assoluto, davvero top, perché tastino laterale, ultra piccola, è davvero figa. Costo Anonymous è di 80 euro, quindi un 5-10 euro in più rispetto a tutte le altre side by side che abbiamo in negozio. Secondo me vale quel poco in più solo per il design e per la genialata di
avere più spazio sopra sull'attacco 510. Però comunque per com'è fatta, raga, per il fatto che è in versione limitata, 500 pezzi, eccetera, eccetera, secondo me gli vale tutti quei 10 euro in più, anzi. Ecco, io ho rovinato il tubo da borderline, normale usura, ma si può sostituire volendo. Allora, questa è una domanda da 1,5 milioni di euro e soprattutto è una domanda da rivolgere a Emiliano. Quindi, io ti consiglio di mandargli un bel messaggino su Messenger e cerchi Emiliano Gilli, che è il modder con cui abbiamo prodotto le villa in borderline, eccetera. Quindi mandali tranquillamente un messaggino, digli che l'avevi presa da noi in negozio e digli che Enrico ti ha detto di scrivergli per sapere. Io sinceramente adesso non saprei dirtelo se si può andare a sostituire o se si può comunque. Stasera le parole mi sfuggono. Se si può comunque ripristinare il tubo, quindi mandali un messaggino che tanto prima o dopo ti risponde, no? A parte gli scherzi, al massimo comunque intercedo e gli mando anche un messaggino domani per informarmi. Sì, passi da Steve, comunque devo passare top. Passa comunque da Steve, che al massimo io o lui ti facciamo sapere qualcosa. Tanti cuoricini anche per te, Maci, quindi love, love. Allora, raga belli, secondo me per questa sera possiamo concluderla. Se non volete chiedere ancora qualcosina, se non avete ancora qualche domanda che vi solletica la pancia, quindi io vi do tempo ancora 1 minuto e mezzo da adesso, finisco di bermi la mia bella birretta, mi faccio le mie ultime due svapatine e poi in caso ci salutiamo. Davvero buona sta IPA. Intanto che ci siamo, vi ricordo che anche se siamo in zona arancione, forse, quindi incrociamo le dita, forse dal weekend torniamo a zona gialla, però anche se rimaniamo zona arancione non abbiamo particolari problemi. Troppo bello, grazie Ale. Mi vengono le guanciotte rosse adesso. Quindi dicevo che anche se rimarremo in zona arancione, comunque potete venirci a trovare se non siete del comune di residenza del negozio, quindi Jeso, Treviso, Conegliano, potete comunque recarvi con una bella autocertificazione per comprovati motivi di sopravvivenza, perché comunque siamo un negozio di prima necessità. Quindi se avete negozi che vi forniscono nel vostro comune, potete tranquillamente venire da noi. Orari sono orari classici, quindi non abbiamo riduzioni di orario a parte la domenica, che domenica poi in questo caso ci sarò io, quindi se volete venire a trovarmi a Jesolo per rigenerare qualcosa a me o per fare due chiacchiere volentieri, perché tanto non so quanto con la pioggia che chiamano quanta gente passerà a trovarmi, quindi se passate a trovarmi sono contento, se no sto solo soletto. Qui domenica 10, 13, 15, 30, 19. Allora, raga, ho visto che comunque di domandine a parte i complimenti da Ale non ne sono arrivate, quindi raga, io vi saluto tanto. Allora, ultimo sorsetto. Finita. Quindi raga, vi auguro una buona serata, grazie per essere stati qui con me e ci vediamo settimana prossima. Ma la prossima volta perché non fai vedere una cosa che fa cagare? Ma volentieri, dai. Prossima live facciamo la merda dello svapo. Boh, e con questa ultima pillola vi lascio. Buona serata, raga. Ciao, ciao, cari.